Buongiorno a tutti. In primo luogo, scusate la voce, ma non è sopravvissuta alle ultime escursioni. Io sono qui per tre motivi principali: uno per dovere, uno per piacere e uno per una sorta di partecipazione a una chiesa militante che è la stratigrafia. Per dovere, perché come ancora l'ho detto io, non è sopravvissuto. Dicevo per dovere perché come vice direttore del Dipartimento di Scienze della Terra era un obbligo essere presenti, perché in fondo tutti e tre autori escono da quel nido. Noi siamo i diretti discendenti dell'Istituto di Geologia dei vecchi tempi, da cui è uscito Chiocchini, da cui è uscita anche queste due più giovani, non posso dire giovani perché purtroppo oramai, ma più giovani di me di sicuro. Quindi era ovviamente giusto e corretto e partecipare a salutare questo lavoro, ma in realtà il dovere è la cosa meno importante. Cioè, la cosa più importante per me era rivedere qualche amico, qualcuno che posso definire amico, partecipare in qualche modo. Quindi dal punto di vista umano era un piacere, ma credo che la cosa più importante sia invece sottolineare questo aspetto, diciamo, di stratigrafo professante e militante. Erano anni che aspettavo qualcosa del genere. Quando eravamo giovani, eravamo pluralis majestatis, per carità, voi siete tutti giovani, ma ci avevamo il Sartoni e Crescenti. Era una specie di Bibbia, ce la portavamo appresso, la guardavamo continuamente. Era, dopodiché, anche, grazie a Dio è invecchiato pure lui, oltre che noi, il mio libro si è sfasciato completamente, ha perso qualsiasi dignità di libro, ma rimaneva la pietra miliare per chi faceva questo tentativo di lavoro, se vogliamo definirlo lavoro. Adesso finalmente, dopo anche altri step, voglio dire, perché anche i precedenti lavori sempre di Chiocchini e Tali, secondo alcuni è un geologo turco, e Ali, ma questo mi sembra il sostituto naturale di quello che era il Sartoni e Crescenti. Io come professore spero che sarà utile nella didattica, sono sicuro certamente che sarà utile per la ricerca, però aggiungiamoci un pizzichino di nostalgia. Tutti hanno citato le memorie per servire. Ora, io nasco come stratigrafo a 68, potete capire, 68 è una data infinitamente lontana, ma già da studente ero affascinato da quest'idea delle memorie per servire, essendo aziendalista, statalista, quest'idea che il geologo e soprattutto lo stratigrafo svolgesse un'attività di servizio per la nazione, per la società, a me mi eccitava. Capisco che so vecchio e so cose un po' andate, l'idea del servizio adesso al massimo è il servizio per se stessi, però l'idea che un libro del genere esca sulle memorie per servire mi ha, diciamo, mi ha allargato il cuore, e speriamo che non si fermi all'apparenza questa cosa. Però sono estremamente felice, insomma, di salutare gli autori, che poi autori, io, insomma, ci conosciamo da tanti anni, questi erano studenti da noi, ne vedo tanti. Campobasso qui purtroppo mi ha detto che era stato studente, quindi vuol dire che io sono veramente nel dinosauro vero. Era un professore giovane. Ero giovane, diciamo, professore, così. Ma è una sorta, sì, è orribile essere qui a parlare di fronte a persone che dicono ma io mi ricordo, vabbè, lasciamo perdere. Molti di questi hanno fatto pure la tesi lì da noi, da me,
alcuni. E quindi, insomma, tralasciamo tutto ciò, mi raccomando, memorie per servire. Perché è importante? Perché la stratigrafia è lo strumento base, cioè voglia modelli, cose, macchine, quello che volete, ma se non abbiamo la possibilità di costruire linee temporali nell'accadimento degli eventi non abbiamo nessuna idea, prima cosa dell'evoluzione geodinamica, ma poi semplicemente dell'evoluzione. Io sono sempre un convinto assertore che lo stratigrafo è una parte essenziale di qualsiasi paleontologo evoluzionista. Cioè, se noi non stabiliamo l'esatta linea temporale dell'accadimento degli eventi, tutto il resto rimane un'applicazione, diciamo pure vana, o momentanea e contingente. Quindi io saluto questo libro con una gioia infinita. Posso dire che sono veramente contento e con ciò saluto a tutti.